Ben trovati amici sportivi a Rosa e Nero Web e TV, puntata calda perché è caldissimo il momento del Palermo travolto dal Venezia anche da errori arbitrali, e su questo concentreremo una buona parte della trasmissione, ma dobbiamo parlare anche del cosa non va e del cosa bisogna trovare velocemente per risalire la china. Mi riferisco soprattutto alle dichiarazioni di Corini, anche ai suoi cambi, ma anche alla condizione dei giocatori, e questi saranno gli argomenti centrali di questa trasmissione. Quindi gli aspetti tattici, gli aspetti dei torti arbitrali che ci sono stati e non vanno comunque sottovalutati. La classifica parla da sola, il Palermo è tornato in zona retrocessione. Saluto subito i miei compagni di viaggio. Ciao Fabrizio Vitale, che è collegato da remoto oggi. Oggi lo diciamo subito, non perché ti ho sfrattato dal tavolo, anzi mi manchi, ma perché hai un po' di influenza e quindi la prudenza a una certa età non è mai troppa. E mentre invece vedo pimpante, ciao Fabrizio, vedo pimpante Salvatore Seraci con la solita coppola e il sorriso smagliante, e Giuseppe Leone. Ciao Salvatore, ciao Giuseppe. Allora, siamo pronti per questa puntata calda. Ciao a tutti. Cominciamo da un aspetto tattico, vedrete anche il titolo, poca personalità, poco cuore e poco tanto altro volendo, però a volte il Palermo le partite le ha risolte positivamente proprio grazie al cuore, grazie alla personalità, alla voglia di combattere, che insieme a tante altre cose ieri non ho visto. Salvatore, tu che partite hai visto? Ma sai, la squadra è insicura e non mostra una grande personalità, altrimenti non sarebbe dov'è, ovviamente. I numeri sono impietosi, guarda. 7 sconfitte, 4 pareggi, 3 pareggi, 4 vittorie, 14 gol segnati, 19 subiti. E la prospettiva ora è quella di incontrare Benevento, Como, Spal, Brescia, insomma, tutte Cagliari, tutte partite assolutamente importanti. Ma devo dirti anche la verità che almeno una dozzina di squadre hanno gli stessi problemi, perché dai 21 gol del Sud Tirolo ottavo ai 15 del Palermo che è nei play-out, ci sono 10 squadre in 6 punti, addirittura 11 se consideriamo che c'è anche il Como a un punto di distanza. Quindi basta un non nulla per cambiare le prospettive. La verità è che anche questo campionato non è che mi sembri proprio un campionato eccezionale. Tutti i presidenti vorrebbero vincerlo, e cambiano allenatori uno dopo l'altro. Il Palermo ha scelto una nuova maniera di gestire le emergenze. Bello o brutto si vedrà. Comunque una certa garanzia c'è per quanto riguarda uomini e programmi, che speriamo che paghi di più questo atteggiamento che non l'onda soltanto emotiva. Poi la squadra è chiaro che ha bisogno di innesti, ha bisogno di essere rafforzata a gennaio e con personaggi più autorevoli che diano maggiori garanzie, ma tutto sommato siamo nella logica di una stagione di sofferenza. Allora, state già vedendo scorrere in sovraimpressione tutti i messaggi, già ne stanno arrivando a tonnellate. Rapida carrellata anche con Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone, e poi entriamo anche nelle domande specifiche. Ma Guido, per me la partita di ieri va analizzata sotto due aspetti. Uno che va a affrontare gli episodi e l'altro più complessivo. Gli episodi sono tutti a sfavore del Palermo perché le decisioni arbitrali sono state tutte sbagliate. Cioè sia l'arbitro in campo che il VAR hanno fatto l'impossibile per sbagliare. Ora ne parleremo perché anche degli errori arbitrali, però non possiamo rifugiarci soltanto in quello. Io infatti non mi sto rifugiando in quello, sto dicendo che comunque è una componente che ha indirizzato la partita, perché probabilmente senza questi errori arbitrali oggi parleremo di un risultato diverso. Poi c'è l'aspetto più generale e complessivo, e che è quello di una squadra che è incompleta, è una squadra che ha delle difficoltà. È una squadra che soffre la fisicità della maggior parte degli avversari. È una squadra che non è costruita nella sua interezza con un organico da Serie B, molto chiaro. Giuseppe. Io da ieri sono più preoccupato, lo dico sinceramente, perché comunque la zona play-out è di nuovo vicinissima.
c'è solo un punto di distanza. E poi perché ieri mentre guardavo la partita pensavo a questo Venezia che è arrivato qui, che alle 6 del pomeriggio era ultimo in classifica e aveva la zavorra mentale di questo, del risultato del Perugia col Genoa, ed è arrivato con un coraggio, con una serenità, come ha detto anche lo stesso tecnico Vanoli, cioè, senza quella pressione di dover fare chissà che cosa, ma proprio perché non avevano nulla da perdere. E il Palermo invece l'ho visto, soprattutto nel primo tempo, con le gambe pesanti. Cioè, il primo tempo, se fosse finito 0-2, non ci sarebbe stato nulla da dire. E quindi io comincio a essere molto preoccupato. Noi siamo qui a dire che sicuramente a gennaio servono rinforzi, che la squadra è incompleta e tutto quello che volete, ma ci sono 5-6 partite, e alcune le ricordava poco fa Salvatore, che sono fondamentali e che dobbiamo giocare senza i rinforzi possibili del mercato. Quindi io comincio a essere sinceramente molto preoccupato dopo la Io stavo prestazione guardando di il polso tanto dei del risultato. tifosi, e per un po' verificare, sono un po' tutti ovviamente arrabbiati, c'è chi è molto arrabbiato, ovviamente Corini è più di tutti sul banco degli imputati. Volevo anche prendere un messaggio di Timothy Warren. Una domanda per Monastra: ma è possibile che la società non dica proprio nulla di questa situazione? Nessun commento, zero totale, come se lo spiega? Beh, io me lo spiego con un atteggiamento che è abbastanza coerente, diciamo, negli ultimi 4 mesi. Non hanno parlato quasi mai nessuno, però so che le analisi e le valutazioni le stanno facendo in società, non che rischi Corini, ma c'è ovviamente la valutazione della situazione. Che, ripeto, anche per riallacciarmi al discorso di Fabrizio Vitale, che è condivisibile e che ci proietta anche sul mercato, Fabrizio, c'è un problema anche di risultato che è determinato da episodi, su cui dedicheremo una parte della trasmissione, e c'è un problema anche tecnico, perché Giuseppe ha sottolineato, preoccupandosi, se finiva 0-2 il primo tempo non c'era nulla da dire. Allora io intervengo Sì, di ma nuovo, 0-2 per Salvatore. quello che ha fatto nell'ultimo quarto d'ora il Venezia, perché prima non mi pare che il Sì, Venezia avesse fatto questa però grande partita. onestamente, onestamente neanche il Poi Palermo però ha hai una fatto squadra chissà che ha che quattro cosa. nazionali, non c'ha quattro che vengono dalla Serie C come il Palermo, e ti può fare la differenza. Cioè, su Certo, questo però non c'è era anche dubbio. ultimo in classifica, quindi secondo me però, Fabrizio, e ovviamente vale anche per gli altri, c'è un discorso di personalità e di agonismo anche a volte che fanno la differenza. Io questo non l'ho visto, ho visto una squadra un po' impacciata, un po' in difficoltà nei movimenti anche più semplici, come se ci fosse un po' di gambe molli anche magari per la preoccupazione di una partita che aveva il suo peso non secondario per la classifica. Guido, Beh, io credo io ti... che. Sì, dai, Totò, vai, vai. No, non è... Vai. No, abbiamo sempre detto, almeno ho sempre detto in questa trasmissione, che questa squadra si reggeva su equilibri labili. Il Palermo ha intrapreso un filotto che aveva portato fiducia. È bastata una partita come quella di Cosenza, per come si è sviluppata, per rigenerare insicurezze. Ma ci sta nel processo di un percorso che è iniziato come anno zero quest'anno, e ci sta perché, e questo l'abbiamo ripetuto mille volte, per una squadra che è stata costruita in due monconi. Salvatore? Ma ragazzi, la verità è sotto gli occhi, basta leggere le partite che ha fatto il Palermo. Abbiamo parlato di mancanza di personalità. Il portiere, abbiamo un po' aggiustato la situazione, si è dimostrato all'altezza della situazione, e proprio ieri ha salvato tutto, perché francamente potevamo prendere qualche gol in più. Ma la difesa è sempre scarsa. Qualunque modulo tu abbia adottato, qualunque situazione abbia trovato, non è che hai trovato mai la possibilità di una difesa solida, ben governata. E lo stesso discorso è a centrocampo. Gomez va benissimo, ma manca la completezza del reparto, e quindi è chiaro che bisogna per forza intervenire
in sede di mercato, soprattutto anche per coprire il vuoto lasciato da Elia, anche per fare un Palermo più competitivo. Però, diciamo, la situazione è questa: non è che noi navighiamo meglio o peggio di tante altre squadre, siamo tutti nell'arco di 5-6 punti. Basta vincere due partite e ti ritrovi quasi a contatto con la zona playoff. Il vero pericolo è che questa squadra non abbia la possibilità di risolvere in alcuni momenti situazioni a suo favore. A proposito dei moduli, Giuseppe, ieri c'era un 3-5-2, diciamo, abbastanza lampante, quindi un cambio di modulo l'abbiamo visto. Però se io mi posso permettere, di questo 3-5-2, che comunque verte su una difesa che ha delle grosse lacune. Ieri sulla nostra fascia destra abbiamo sofferto tantissimo, anche a sinistra non è che abbiamo brillato, ma soprattutto poi non vedo i due, perché Di Mariano continua a giocare molto largo, Brunori non ha ricevuto una palla giocabile per 45 minuti, questo quindi mi pare che sia un 3-5-2 un po' zoppo. Era più che un 3-5-2 zoppo, era un 3-5-2 abbastanza ibrido, molto si giocava sulla posizione di Valente che largo a destra doveva dare quell'equilibrio che però non c'è stato, perché poi sulla propria fascia sinistra il Venezia nel primo tempo con Zampano non dico che ha fatto quello che voleva, ma quasi. Poco ci mancava, appunto era ibrido perché poi si trasformava in un 4-3-3, ma poche volte ho visto di Valente nell'arco della partita essere in linea con gli altri due attaccanti. E poi è giusto sottolineare, come facevi giustamente cenno tu, a Di Mariano comunque spesso troppo largo e quindi molto distante da Brunori. Se l'intento era quello di giocarsela a specchio col Venezia negli uno contro uno, è un intento che insomma non credo abbia molto funzionato. C'è qua un commento Mario Ingrassia, finiamola con gli episodi, Palermo non ha gioco, punto, tutto il resto conta fino a un certo punto, non difendiamo l'indifendibile, nessuno sta difendendo niente, stiamo soltanto analizzando. Poi Papà Baldini ti aspettiamo a braccia aperte da parte di Marcello Sedita che potrà continuare ad aspettare, ma Baldini comunque non è tesserabile avendo iniziato la stagione con il Perugia, ma soprattutto dico per quanto possa essere contestabile oppure no, Corini non rischia, almeno per le prossime settimane non rischia, questa è una posizione che la società ha già assunto in maniera chiara quando abbiamo attraversato anche una crisi direi quasi analoga 5-6 partite fa. E a proposito degli allenatori, rapidissimamente perché il tempo ovviamente stringe sempre, mi dite la vostra sul fatto che è saltato Lucarelli alla Ternana e potrebbe saltare Blessing al Genoa? Geraci. Ma per me siamo in un mondo di follia. Poco fa accennavo che almeno più della metà di allenatori sono già saltati. Ora qui ci troviamo di fronte alla situazione di Blessin che ha detto la sua, probabilmente già aveva capito che le cose non andavano bene dal punto di vista della società e ha detto la sua contro i giocatori. Ed è chiaro che si è scavato la fossa da solo, perché la verità è che il calcio italiano è questo. Ragazzi, 11 allenatori cambiati, quanti sono? 12, 10, insomma, quello che sia, e sono passate già soltanto 14 settimane. Adesso che cosa succederà? Tutti i presidenti vogliono vincere questo campionato, ma senza programmazione, senza nulla di nuovo. L'unica cosa di nuovo la porta il Palermo, ovviamente, e non è sopportata poi da nessuno. I tifosi si lamentano, le critiche sono impietose. La verità è che il Palermo ha scelto un'altra strada completamente diversa rispetto all'altro e rispetto alle strade che conosciamo. Non più quella dell'esonero dei Zamparini che abbiamo rimproverato a Zamparini per una quarantina di volte, ma quello di tenere duro e di cercare di raddrizzare poi la strada con il lavoro, con la conoscenza dei giocatori, con la formazione del gruppo e probabilmente, anzi sicuramente, con quelli che sono gli acquisti che si faranno poi a gennaio. Vitale? Ma tutto dipende dagli obiettivi di inizio stagione. L'obiettivo del Genoa qual era? Andare in Serie A, tornare in Serie A.
Quindi forse ci può stare che lo esoneri Blessing, soprattutto dopo le dichiarazioni che ha fatto dopo la partita di ieri. La Ternana io non ho capito qual era l'obiettivo quest'anno, però Ma lì tutto si secondo me rifà ci sarà sempre stata lì. anche qualche lite, però in effetti Giuseppe troppi cambi, giusto? E di fronte a questi cambi, perché ora parliamo proprio di questo, il pubblico palermitano si chiede, ma è cambiata la tendenza? Non ti sento? Non ti sento Giuseppe? Ora mi sentite? Ora sì, ora sì, Sì, perfetto. dicevo, siamo in controtendenza noi perché è arrivata una società con un modo di pensare che è completamente diverso rispetto a quello che è, diciamo, la politica, aziendale delle Che è società anche italiane. apprezzabile da un certo punto di vista, assolutamente apprezzabile. Assolutamente, assolutamente sì. Per dire, cito di nuovo Vanoli. Perché Vanoli è un allenatore che di calcio internazionale se ne intende, ha lavorato con Conte anche al Chelsea, conosce bene questa realtà di Manchester e ieri alla fine della partita ne parlava molto bene, tra l'altro svelando anche che insomma dei contatti anche con lui quando si doveva sostituire Baldini c'erano stati. Quindi diciamo, è una politica diversa per quanto riguarda questi ultimi cambi. Onestamente, quello del Genoa lo capisco, capisco un po' meno quello della Ternana, per quanto, come dicevi tu, qualche lite ci sarà stata, perché insomma, qualche battuta al vetriolo della proprietà su Lucarelli dopo l'esonero c'è stata. Esatto, torniamo ai commenti. C'è Guido, un scusami, commento. cioè, Sì, ti vorrei Salvatore. dire soltanto una cosa. Io capisco, Giuseppe dice delle cose giustissime, ma perché l'esonero di Blessin dice c'era da aspettarselo? E allora io dico che la mentalità è completamente diversa, ma scusate, Lucarelli ha un contratto fino al 2025, me lo dite perché gli fanno un contratto di 1.000 anni per poi esonerarlo al primo screzio, alla prima disavventura o alla prima partita che si perde? È un atteggiamento incomprensibile. Secondo me bisogna cambiare questo atteggiamento, la mentalità del calcio. Che è abbastanza complicata. Vi volevo soffermare su un commento, Marco Iona. È assurdo che non gridiate all'urgenza non più differibile di esonerare Corini. Questa squadra non gioca a calcio, Corini è nullo sia a livello tattico che gestionale. Ovviamente è un commento abbastanza aspro, non è l'unico, ce ne sono tanti, ma io trasformo la domanda e ve la giro telegraficamente. Ma è tutta colpa di Corini? Giuseppe, parti tu No, stavolta. non è chiaramente tutta colpa di Corini e penso che abbiamo analizzato tante volte qui la genesi di questa stagione. Poco fa Fabrizio, inizio trasmissione, ha sintetizzato alla perfezione quella che è stata la costruzione sbagliata di questa squadra. Una costruzione in ritardo, deficitaria, che comunque non presenta una struttura, come dire, portante adatta a questa categoria. C'è il tempo per, come dire, portare dei correttivi. La classifica non è ancora, comunque del tutto, cioè non c'è una situazione ormai, come dire, imprendibile. Però, è chiaro che, non possono essere addossate, a mio parere, tutte le colpe a Corini, fermo restando che, ti ripeto, fino a 2 settimane fa non ero così preoccupato come lo ero adesso, perché insomma, dopo Cosenza, questa sosta, mi aspettavo, una reazione ieri in campo, diversa e quindi delle responsabilità l'allenatore ce le ha e non possiamo darle solamente al VAR o all'arbitro. Fabrizio, il tuo commento, anche perché poi apriamo anche il capitolo che riguarda Corini, le responsabilità o presunte tali. Ma guarda, io a questo punto in maniera un po' provocatoria mi auguro che esonerino Corini. Così finalmente avremo la controprova se il problema è Corini o se il problema risiede da qualche altra parte. Io a questo punto me lo auguro, così avremo di che parlare e di che andare ad analizzare, perché non accorgersi
che della squadra di ieri in campo, quelli che hanno la maggiore esperienza in Serie A sono Di Mariano, Segre e Pigliacelli, vuol dire non voler guardare la realtà, vuol dire vedere altro. Anche lo stesso Brunori non ha tutta questa esperienza in Serie B. Adesso viene pure anche massacrato perché si è mangiato due rigori dopo che era stato osannato e implorato di restare qua a Palermo in Serie B. Cioè, secondo me ci vuole una capacità di analisi un pochettino un po' più a 360 gradi, perché è facile dire colpa dell'allenatore, è facilissimo. Però poi andiamo a vedere i numeri, andiamo a vedere come è stata costruita questa rosa, e a questo punto ti dico, speriamo che lo esonerino Torini, così finalmente capiremo se era lui il problema oppure no. Beh, questo è quello che il pubblico sbrigativamente sintetizza, cioè attribuisce a Corini le massime responsabilità. Io personalmente, ora do la linea a Geraci, non sono convinto che sia tutta colpa di Corini, però alcune contestazioni gliele faremo adesso o dopo la pubblicità, ma gliele faremo perché alcune cose non mi convincono. Quando le cose vanno male è chiaro che la colpa è della società che ha costruito male, di Corini che probabilmente non ha trovato la strada più semplice o più efficace per fare il minimo sindacale, e ovviamente anche i giocatori hanno secondo me anche delle responsabilità, perché abbiamo visto, non direi mai un calo di impegno, però un atteggiamento a volte non da sangue agli occhi, questo onestamente l'ho visto. Ora stiamo vedendo anche altri messaggi. Devo dire che su Brunori c'è ancora, diciamo, un bonus, anche se ovviamente i due rigori sbagliati, importantissimi e decisivi, sarebbe cambiato molto anche il giudizio probabilmente se quei due rigori fossero entrati. E E qua che ricordiamoci c'entra comunque, Corini? Se Brunori sbaglia i rigori, Corini cosa c'entra? no, No, dico, ma infatti il problema non faccio è una Corini domanda. che sbaglia il rigore, il problema è Sì. che il Palermo ha costruito poco, a prescindere dal rigore, che è un episodio che può cambiare anche il risultato, ma non cambia la prestazione, che è stata, secondo me, deludente al di sotto delle aspettative. Salvatore, tu su questo interrogativo da che parte ti poni? Ma io condivido la provocazione di Fabrizio, perché veramente mi sembra una situazione assurda, una situazione surreale. Cioè, no, noi abbiamo vinto un campionato fra l'entusiasmo generale. Dalla Serie C passiamo alla Serie B, che è un campionato completamente diverso. C'è una voragine fra i due campionati. Un campionato assolutamente difficile da interpretare e da vivere. Partiamo con Baldini e poi si rompe l'equilibrio che c'era con Baldini e quindi scema un po' l'entusiasmo, bisogna ricominciare da zero. Una nuova società completamente, i giocatori che arrivano in ritardo. Ma che cosa dobbiamo rimproverare a Corini e agli altri 12, 11, 10, 20 allenatori che sono stati esonerati? Ma sono diventati improvvisamente tutti stupidi, tutti scemi. No, no, il calcio deve essere una cosa completamente diversa. Vale la programmazione, vale il progetto, valgono le cose che si fanno con serietà, con attenzione metodica e soprattutto vale il fatto che bisogna avere fiducia nell'impostazione che si dà a inizio di stagione. Se sono stati giorni e giorni a pensare quale doveva essere il nuovo allenatore, ora lo cambiamo solo perché siamo poi tutto sommato nella logica della stagione di mantenimento che si era prospettata. E allora, ragazzi, veramente è inutile che facciamo un gioco, che facciamo una classifica secondo i risultati che si fanno. Facciamo tre classifiche. Una la facciamo per quando si vince, così parliamo di cose belle, eccetera, eccetera. Un'altra è quando si pareggia e un'altra di quando si perde, perché qua ormai si è presa l'abitudine di parlare a seconda delle situazioni che si sviluppano settimana Ti per fermo qui settimana. Salvatore, perché io sono abbastanza d'accordo con te Fabrizio sulla provocazione anche, però il fatto di non dare tutte le colpe a Corini non significa che non ce ne siano anche, e le affronteremo, almeno quelle che secondo me sono le sue responsabilità, fra pochissimi secondi di pubblicità. Rieccoci, allora per la cronaca Salvatore, c'è un commento di Adriano Marabella, sono d'accordo con Geraci, non so bene su che cosa, però in questo periodo è abbastanza merce rara, quindi prenditela tutta e goditela. Poi, e
E qua entriamo anche poi nel capitolo delle contestazioni a Corini. Al netto dell'analisi, dice Vito Discrede, e dei distinguo. Così si retrocede, lo dicono numeri e campo, si dia subito una scossa. Forza Palermo. Poi, allora, entriamo subito, Salvatore, Fabrizio e Giuseppe. Secondo me Corini qualche errore l'ha fatta. A me non mi sono piaciute le sue dichiarazioni. Io capisco che ognuno vada a vendere la merce che ha, però se poi mi dici che hai giocato benino, che la squadra a tratti c'è stata, che il Venezia non ha giocato meglio, non mi piace perché mi sembra un lenzuolo per coprire alcune cose che i tifosi vedono. Non mi piace l'inamovibilità di alcuni giocatori. Matteo, per esempio, è un fedelissimo di Corini e immagino che, siccome Corini non è stupido, lo conoscerà meglio, ma in questo momento le prestazioni non ci sono. Non mi pare che si sia trovato un equilibrio di modulo che possa diciamo, garantire anche una maggiore copertura, visto che per ora manca la qualità che avrebbero dovuto garantire Segre, Sturaz e Saric, uno dei quali tra l'altro è infortunato. Non c'è un'alternativa gol a Brunori quando si inceppa e gli può capitare, anche in maniera clamorosa come nelle ultime 2 settimane in cui ha sbagliato un rigore, non c'è un'alternativa. E poi la cosa che più mi lascia perplesso sono i cambi da parte di uno che ha sempre detto che si gioca in 16, cosa che è condivisibile. Mi aspetterei dei cambi più mirati e non 3 cambi a 6 minuti dalla fine che snaturano la squadra, ma che non hanno neanche il tempo di avere efficacia. A questo proposito, c'è anche un commento intanto che arriva da Martino Tabita. Qualcuno mi spiega l'ingresso di Stulaz all'85esimo? Non io, perché onestamente non l'ho capito nemmeno io. Allora, subito una carrellata. Le responsabilità di Corini, che può anche non dover essere esonerato, ci mancherebbe anche, però qualcosa, secondo me la deve correggere. Vitale. Ma sono d'accordo con te sul fatto dei cambi tardivi. Questa è una tendenza che a Corini in alcune partite si è rivelata controproducente, magari anche in quella di ieri, però poi scopriamo dal report di questa mattina che Vido aveva un affaticamento muscolare e non poteva essere utilizzato. Sappiamo che Buttaro non c'è, quindi l'alternativa a Matteo chi è? E Beh, la risposta però mi poi viene subito, ci sono Pierozzi e Accardi che ancora non abbiamo mai visto. Ma Guido, tu pensi che se Pierozzi e Accardi fossero stati in grado di giocare, Corini non li avrebbe schierati? Cioè, non lo faccio così masochista. Poi No, ma non è è questione di chiaro, masochismo, è questione di credere poi è in una chiaro, direzione e non poi è cambiarla mai. chiaro la verità è che in questa squadra stanno mancando i giocatori che sono stati presi per fare la differenza. Un'altra colpa che posso imputare a Corini è questo suo aver forzato inizialmente l'inserimento di questi giocatori. Li ha messi subito dentro per farli chiaramente andare a regime e hanno tradito nelle 3 sconfitte consecutive. Ha trovato un'altra quadra che gli ha dato ragione per alcune partite e adesso sembra essere andato in crisi pure su questo assetto. È chiaro che c'è ancora un equilibrio che non è stato trovato in maniera definitiva. Geraci. Ma la verità, sai, è che noi ci poniamo delle domande, facciamo delle critiche, ma poi rigirando le cose arriviamo al punto che in fondo poi i tentativi di fare qualcosa ci sono stati. Ragazzi, non è che noi abbiamo grandissime soluzioni a portata di mano, ma quante volte abbiamo cambiato gli uomini in difesa? Quante volte abbiamo cambiato gli uomini a centrocampo? Ma i tradimenti, come dice giustamente Fabrizio, ci sono stati. Cioè, se noi avessimo avuto fin dall'inizio Elia, Stulaz e Saric a disposizione e nel pienissimo della forma e delle aspettative, probabilmente oggi il problema non ce lo porremmo. Anzi, diremmo abbiamo anche Gomez, guarda un po', possiamo fare dei cambi, eccetera, eccetera. Ma per infortuni, per mancanza di preparazione, per mancanza di adattamenti, certe cose sono venute meno. Ma che cosa vuoi rimproverare a Corini? Il fatto del cambio all'ultimo minuto, sono d'accordo con chi l'ha detto. Io, dai tempi di Rivera, non riesco a capire queste situazioni. Però sono marginali rispetto a quello che è un problema globale, che è quello di sistemare una squadra che
purtroppo ha tanti difetti. E poi lo vorrei anche precisare che noi abbiamo una maniera di vedere le cose che purtroppo è inferiore rispetto a quella che dovremmo avere, e cioè noi non vediamo gli allenamenti, noi non sappiamo come questi giocatori reagiscano ai numeri del GPS, quindi ci mancano in sostanza delle condizioni per poter dire che Corini fa bene o fa male. Parlano solo i risultati, e lì purtroppo poi le cose ovviamente diventano più emotive che razionali. Allora, sentiamo Giuseppe, però prima volevo un attimo divertirmi con questo messaggio che è di nuovo di Marco Iona, che parla, non è mai un 3-5-2, Di Mariano è punta come io sono Rocco Siffredi. Ora, io non conosco, diciamo, i dettagli e non ci voglio Ah, non neanche lo entrare, conosco. per carità. Servono due punte vere in campo, però Fabrizio Vitale ha già risposto, ieri c'era un problema legato alle condizioni di Vido, anche io mi ero stupito, però poi si è fatta chiarezza, non stava benissimo. Mentre Soleri è entrato in campo già in un momento già più comprensibile, un quarto, io l'avrei messo anche prima per la verità Soleri, però non sono ancora convinto di come dire, di un'assimilazione di modulo, perché la squadra secondo me non gioca ancora con scioltezza, è come se non si trovassero in campo, non c'è fluidità e non c'è neanche tanto automatismo, al di là poi delle carenze dei singoli e dei, virgolette, tradimenti di qualcuno. Giuseppe Leone. Scusa Guarda. Guido, interrompo, chiedo scusa soltanto un secondo, ma tu ti ricordi la scorsa stagione? C'erano gli stessi problemi con Baldini, assolutamente uguali, precisi, identici. Che cosa ha cambiato la situazione? Una grande cazziata di Baldini che con quella si è riconquistato l'ambiente, tutto, eccetera, eccetera. Alcune Ma non volte. soltanto Salvatore, Baldini diciamo che ha esplorato per 3 mesi, poi ha deciso, scommettendo su se stesso, in una soluzione che era sia tattica, con un gioco molto verticalizzato, supportato anche da una buona condizione atletica, e da quello spirito di gruppo che poi ha fatto la differenza. Lo stesso sta facendo Corini, solo che i risultati non arrivano, ragazzi. Ma poi scusate, io Ma i risultati. vorrei introdurre un'altra riflessione, ma sono normali tutti questi infortuni muscolari? Cioè, ogni settimana scopriamo un affaticamento muscolare, una distrazione muscolare, cioè sta diventando un bollettino di guerra dall'inizio del campionato. Sono cose che incidono nell'economia delle scelte, del modulo, della prestazione, perché se Sala ieri è durato 70 minuti è perché veniva da due infortuni muscolari. Se Vido non può giocare è perché aveva probabilmente un affaticamento. Ah, no, probabilmente. Sì, gli Ah, infortuni ha sono avuto un stati affaticamento. abbastanza, forse un Ma po' di meno questo degli non ne altri anni. No, parliamo. possiamo anche parlarne, come no? Però fate parlare anche Giuseppe, sennò poi mi ammonisce con diffida. No, sulle colpe di Corini, ripeto, io perché poi vorrei anche, come dire, chiarire, quando dico che oggi sono sicuramente più preoccupato rispetto a qualche settimana fa, non è che quindi sto dando tutte le responsabilità a Corini o che pensi che la soluzione che possa risolvere tutti i guai del Palermo sia un suo esonero. Io comprendo benissimo la provocazione di Fabrizio, però chiedo anche a Fabrizio, chiedo a voi, da che cosa deve ripartire Corini? Perché purtroppo, ok, il processo di crescita, però io vedo passi indietro, perché se ero contento di sottolineare un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di gioco, anche non bello, però sporco, che ti aveva portato 8 punti in 4 partite, io da qua vedo passi indietro invece che passi in avanti. Ci sono certi aspetti come gli infortuni, come diceva giustamente Fabrizio, che incidono, però ora mi aspetto qualcosa anche dall'allenatore per risolvere questa Tipo? situazione. Te Magari lo Corini ci chiedo. ascolta e sei tu la soluzione del problema, dai. No, per carità, del resto è lui quello pagato bene, non io. Se Ma avessi anche tu sei accettato. pagato bene da questa struttura per parlare in TV. Se avessi la soluzione in mano, diciamo, non sarei a fare questo mestiere. Però, ripeto, c'è una Io squadra credo. che, come,
come dicevi tu, non si trova in questo momento, non è fluida nel gioco. Cioè, vieni anche dalla sosta, mi aspettavo qualcosa in più, ecco, Fabrizio voleva sicuramente. intervenire? No, io credo che la più grande scommessa che possa vincere Corini è reinserire i famosi giocatori che dovrebbero fare la differenza. Cioè, la sua più grossa scommessa adesso, in un momento in cui c'è uno stallo, perché hai fatto quattro risultati utili consecutivi cambiando uomini e atteggiamento, poi incappi nella sconfitta di Cosenza che, ribadiamo, poteva anche non essere una sconfitta se non ci fosse stato l'errore al dischetto di Brunori. Incappi in una nuova sconfitta che ribadiamo fortemente condizionata dalle decisioni arbitrali e su questo ancora non ci siamo andati, però ci sono delle grosse responsabilità arbitrali ieri. Adesso la più grande scommessa di Corini è riuscire a rimettere dentro quei giocatori che in questo momento possono, per le loro qualità e per la loro storia in questo campionato, tirare sulla squadra. Credo che Degli questa errori sia la arbitrali adesso scommessa. parliamo perché io sono molto arrabbiato, è arrabbiato anche il Palermo che non so se poi farà magari una protesta ufficiale in Lega, ma già l'ha fatta sostanzialmente Corini con le sue dichiarazioni. Ecco, anche per dare un'idea a quelli che dicono Corini mi sembra moscio, non... Corini ha un suo modo di essere che è lo stesso che aveva quando distribuiva palloni da centrocampista regista del Palermo dei Sogni. E nel suo linguaggio anche le frasi che ha detto ieri non mi è piaciuta la decisione arbitrale è già una protesta elevata per il suo modo di fare, poi si può discutere tutto. Io interpreto anche un po' i messaggi, quelli che arrivano alla trasmissione, quelli che arrivano anche sui social. Devo dire che su una cosa mi sentirei di sgombrare il campo, Salvatore, quella che ci possa essere la squadra che non è contenta e che gioca contro l'allenatore, perché sono le solite favole che si raccontano quando le cose vanno male. Io credo che la squadra sia un po' depressa per i risultati, ma certamente non contro l'allenatore. Ma su Ma questo anche per te, io Guido, non scusami, ho assolutamente. se fosse così, se la società si fosse resa conto che c'è uno scollamento tra squadra e allenatore, state pur certi che già Corini l'avrebbe esonerato. Cioè, questo è Lo un dato di penso pure io, fatto. Salvatore? Ma l'avrebbe esonerato oppure ha in mente di cambiare determinati giocatori, insomma, perché le realtà poi sono assolutamente due. Corini è stato sempre un attore non protagonista, anche in campo, cioè era il migliore, era sempre, però fuori non era il personaggio, ecco, questo lui è stato sempre un allenatore molto, molto sereno, molto garbato, anche quando a Palermo sbatteva i pugni sul tavolo per il rapporto che aveva avuto poi con Zapparini da allenatore. Però è stato sempre uno che non va nelle prime pagine dei giornali perché urla, sbraita o fa qualcosa di eccezionale. Quindi, Giuseppe, sai. secondo te, Giuseppe, quanto sarebbero cambiati i commenti nel caso in cui fosse stato convalidato il gol di Soleri, per esempio, o Brunori avesse segnato il rigore? Diciamo, con un 1-1, cosa sarebbe cambiato dal punto di vista Di ambientale? Bettella. Di Eh? Di Bettella, non Bettella, di Soleri. sì, scusami. Sì, di Bettella. Cosa sarebbe cambiato? Ma guarda, Guido, per rispondere a questa domanda, io credo poco, ma dico così perché per rispondere alla tua domanda, ieri abbiamo assistito allo stadio a un inedito. I fischi sono cominciati nel momento in cui l'arbitro ha mandato le squadre a riposo per l'intervallo, mentre prima li sentivamo, è capitato di sentirli a fine partita, già si sentivano all'intervallo, e all'intervallo le squadre sono andate a riposo sullo 0-0, non stava vincendo il Venezia. Quindi già questo è emblematico di quello che sarebbe stato lo stato d'animo, anche se ieri il Palermo avesse guadagnato un punto, che per come è andata la partita sarebbe stato un punto straguadagnato. Sì, anche perché erano 2 punti in meno per il Venezia, però io vorrei aprire il capitolo degli errori arbitrali facendo una premessa. Gli errori arbitrali,
contro la propria squadra del cuore vengono sempre valutati in due modi diversi. Se fossimo stati primi in classifica e ci avessero penalizzato così, sarebbero scesi giù dagli spalti e avrebbero fatto i tifosi molta più polemica con l'arbitro. Siccome la squadra sta giocando male, è stata fischiata come dicevi tu, su questo discorso si è un po' meno soffermato l'umore popolare. Ora io però dico che secondo me ci sono state due storture che secondo me non riguardano soltanto il Palermo, ma riguardano un modo di interpretare il calcio che continua ad andare su una strada che mi piace sempre di meno. Lo dico perché già l'ho detto altre volte, ma lo voglio urlare con sempre più forza. Il VAR sta diventando straripante, invadente, insopportabile. Il VAR doveva essere lo strumento che ti consentiva di discutere in maniera automatica di un fuorigioco che era misurabile con le righe elettroniche e di intervenire laddove c'erano casi sporadici. Ormai il VAR interviene... Ma contro il regolamento, tra l'altro, Guido, eh? Contro il regolamento stesso. Contro il regolamento, o adesso il VAR interviene su un tocco di dito, su un'azione che era già finita 30 secondi prima, su fuorigiochi attivi e passivi laddove c'è molta confusione e su questo interveniamo, ma anche sui rigori. E allora io, per essere molto chiaro, entriamo nello specifico. Il rigore dato a Brunori nell'occasione in cui salta il portiere e poi perde il pallone, secondo me il rigore non c'è. Però l'arbitro l'ha dato e non ci sono, non ci possono essere le condizioni perché intervenga il VAR, perché non c'è l'errore grave. E questo quindi, al di là dell'errore arbitrale che può succedere, mi sembra un'invadenza pericolosa, che abbiamo già visto anche in altre partite, attenzione. Rapidamente un giro d'orizzonte su questo rigore concesso e poi annullato. Vitale. Ma Guido, hai detto bene tu. Vai, Vitale. No, dico, hai detto bene tu, nel momento in cui tu l'hai dato, è rigore, ma anche perché a differenza, cioè io non la penso come te, Iorone non sta con la Brunori, e mette il braccio sinistro sul petto di Brunori in caduta, quindi l'ostacola. Ma non, siccome non c'è un chiaro, un evidente errore da parte dell'arbitro, l'arbitro deve convalidare il rigore, deve dare il rigore, cioè non c'è bisogno che entri in gioco la VAR. Non può entrare la VAR, ecco questo intendo dire, non può entrare. Perché il rigore a me non mi è sembrato che ci fosse, ma a te sì, ad esempio Dario Massara che era il telecronista ha detto che per lui era rigore, ognuno ha la sua valutazione, ma non c'è l'errore grave. Salvatore, questa è una cosa insopportabile secondo me. Ma senti, io vorrei girare un po' largo, scusami Guido, sì. se faccio anche qualche passettino piccolo indietro. Noi parliamo di errori e stiamo ovviamente affrontando un discorso che ci sta a cuore e che ci avrebbe portato in altra dimensione probabilmente. Ma Brunori ha sbagliato due rigori in due settimane, togliendo al Palermo la possibilità di avanzare in classifica, e ha sbagliato un gol, cioè sulla ribattuta del portiere, un gol che lui non sbaglierebbe mai, nessuno. Dobbiamo metterci dell'occasionale anche in questo. Poi tu che mi conosci da tempo sai che io chiedevo l'introduzione del VAR, della VAR come volete dire voi, che era una formula già sperimentata da una vita nel mondo del rugby. Ma il discorso che voi avete affrontato, Guido, che tu hai affrontato, mi sembra molto più complesso e più importante. Cioè mi chiedo ancora come si giochi senza i recuperi sul tempo effettivo. Cioè non sarebbe meglio giocare, fermare il cronometro quando si ferma l'azione, per esempio. Noi complichiamo tutto con regole e regoline che finiscono un po' per confondere. Stiamo più attenti ai millimetri, alle virgole, che non alla bellezza del gioco, alla sua essenza, come dicevi giustamente tu. E si può portare un esempio, ma mi dite che senso ha annullare un gol per fuorigioco quando c'è un dito... No, ma infatti ora ne parliamo, ora ne parliamo, però mentre su questo c'è una valutazione... Fammi concludere. Sì. No, questo basterebbe più logico considerare fuorigioco quando c'è luce fra un giocatore e un altro, no? Cioè sono delle regole semplicissime, ma noi invece finiamo per complicare tutto in maniera ossessiva. Lo dicevi tu e sono d'accordo con te.
C'è un commento, non sarebbe ideale Lucarelli per la panchina? No, non sarebbe ideale perché ha un contratto ancora biennale con la Ternana, quindi diciamo, non è assolutamente ideale. Come E, Baldini, no, ricordiamo, anche non può tornare. anche Baldini non può tornare, voglio riprendere le parole di Gardini, qui al Palermo nessuno ha il contratto a tempo, il tempo è un'opportunità e non deve essere un alibi. Poi un altro messaggio, a me personalmente che ci sia il City Group, buon'anima di Zamparini, mi interessa poco, il Palermo si ama e basta, senza se e senza ma, però i tifosi meritano rispetto e noi siamo d'accordissimo, questa trasmissione nasce proprio dall'esigenza di discutere, di dialogare, di criticare e di ascoltare anche la voce dei tifosi. Però, scusatemi, io tralascio anche Salvatore, su questo sono battaglie epocali, sul fatto che ormai a ogni gol devi aspettare 3 minuti prima di esultare, perché non sai mai se poi uno si va a scovare un calcio d'angolo che non c'era 2 azioni prima. Però, Giuseppe, il VAR ieri non poteva essere chiamato, c'è dubbio? No, non doveva essere chiamato. Sono d'accordo con la disamina di Fabrizio. Per me il rigore poteva anche essere generoso, perché allora, è il classico caso in cui se fischi è un dato oggettivo, il contatto c'è stato. Però francamente se non lo fischi non credo che vai a fare l'errore arbitrale del secolo. Sono È d'accordo. poi discrezione. E poi discrezione dell'arbitro. Però E allora. non c'è l'abbaglio che quindi con l'abbaglio il VAR deve intervenire. E ho Il l'impressione che punto ormai i qual è? protocolli sono saltati tutti quanti. Ti lascio collegato, Perché il VAR è Giuseppe. stato invadente È assolutamente invadente, rispetto al secondo me. protocollo. Ha intimidito l'arbitro, è anche Secondo me è intimidito l'arbitro. deleterio. Dopodiché dobbiamo discutere cos'è il fuorigioco attivo e cos'è il fuorigioco passivo, perché secondo le interpretazioni che ho visto dare negli ultimi mesi al calcio, diciamo, non soltanto mondiali, ma anche della Serie A. Il fuorigioco passivo è quando tu non entri nell'azione in maniera tangibile. E allora in questo caso Soleri ieri non era in fuorigioco. Possiamo discutere che è attivo perché salta comunque nel focus dell'azione, creando comunque un pensiero alla difesa avversaria. C'erano 3 centimetri di fuorigioco, ma in questo caso annullatemi il gol al Benevento, che ieri ha fatto un gol. Che non può stare né in cielo né in terra, soprattutto non può stare nello stesso campionato in cui annulli il gol di Soleri. C'è un tiro, con un giocatore del Benevento pienamente in traiettoria che si abbassa per non essere coinvolto dal pallone e l'arbitro non lo ritiene, attivo. E quindi vorrei capire un poco anche qui, se questo è il VAR, cambiamo argomento. Giuseppe. Ma guarda Guido, il fuorigioco diventa attivo quando il giocatore impatta sulla situazione di gioco. Soleri non impatta perché salta su una palla che non è diretta a lui, non ostruisce il portiere perché non esce e la palla arriva direttamente a Nedelcealu. Quindi vorrei capire questo impatto di Soleri su questa azione dov'è? Questo è stato un altro abbaglio del VAR. Cioè ieri noi abbiamo assistito al VAR, al protagonismo del VAR. Perché Che poi l'arbitro non proprio su aveva questa azione sbagliato, né nell'uno né nell'altro. non c'erano neanche le proteste da parte del Venezia, non se n'era accorto nessuno di questo ipotetico fuorigioco. E su questo però fa bene il Palermo ad alzare la voce, perché per ora ce l'abbiamo tutti con Corini, con la società che ha fatto un mercato sbagliato, con i giocatori che non rendono. Io vi ricordo sempre però, purtroppo, quando uno dice quello che pensa, a volte viene a seconda dei momenti giudicato se hai venduto alla società, se hai venduto a questo, se hai venduto a quell'altro. L'obiettivo era salvarsi, non siamo distantissimi dall'obiettivo, è più distante il Genoa dall'obiettivo del primo posto che non noi dalla salvezza, però la preoccupazione c'è ovviamente e di questo stiamo Anche perché, parlando. Guido, Sì? permettimi, quando io ti dico Certo. che questi errori hanno inciso al di là della prestazione opaca del Palermo, lo ribadisco, perché il gol di Bettella arriva a 8 minuti dalla fine più recupero. Noi non lo sappiamo cosa può succedere dopo. Certo. E di fatto poi è stato un quarto d'ora, quindi mancava un quarto d'ora abbondante alla fine della partita. Esatto. Allora, E io questo ti sono dico però che. sono in chiusura di tempo, perché il tempo quando ci arrabbiamo poi passa velocemente. Vorrei soltanto una provocazione e una risposta telegrafica sì o no, ma il prossimo rigore lo tira Brunori?
Geraci. Ah, sì. Secondo me lo deve tirare Brunori, è un ragazzo che sa prendersi le sue responsabilità, è sempre presente, lotta, è generoso, è il capitano, perché non dovrebbe tirarlo lui? Vitale. Concordo con quello che ha detto Salvatore. Giuseppe. Deve continuare a batterli lui. Io posso essere un po' in disaccordo, ma non perché li tira bene o li tira male, perché secondo me se c'è un rigorista all'altezza, alleggerire le spalle di Brunori può essere utile, non è una prova di forza, una prova di maturità o una prova di chissà che cosa. Potrebbe anche essere utile che li tiri qualcuno, sperando che non sbagli, e poi più in là fare tornare dal dischetto Brunori, che comunque per i meriti acquisiti è ovviamente un giocatore sempre ancora nel cuore dei tifosi. Ci sono ancora decine di messaggi. Fabrizio Ola, capisco il tuo imbarazzo quando di solito sei tu a fare il capobanda da quest'altra parte Dillo della che ti manco, barricata. dillo, Volevo dillo. salutare gli amici di Video Regione, canale 14 del Digitale Terrestre, con gli amici di Blog Sicilia e Stadio News che ci hanno seguito su Facebook o sul sito. Potranno seguirci anche col podcast. L'appuntamento è per lunedì prossimo, dopo Benevento Palermo, e chissà che cosa succede. Grazie a tutti.